il numero di carta di credito, eh? Non l'ha fatto. Ok. Non spingete. Calma, silenzio in fondo. No, allora, sono Alessandro, reparto Vernici, mio collega Matteo per reparto decorazioni e tappeti. Oggi spieghiamo come applicare la carta da parati e come applicare una pittura Pantone in collaborazione con Macmeyer. Hanno fatto un po' di colori e andiamo ad abbinarli assieme. Quindi lascio cominciare il mio collega con la carta da parati, che avrà sicuramente più di me da spiegarlo. Allora, carta da parati. Allora, si dice che la carta da parati sia un prodotto vecchio, antiquato, che va solo a sud, che è difficile da mettere e tutto il resto. Non è tutto sbagliato, non è tutto vero. Allora, la carta da parati di base è un rotolo di carta multistrato a cui viene praticamente applicata una decorazione nel lato esterno. Mettiamo uno e vediamo. Per quanto riguarda la parte tecnica, allora, le carte da parati possono essere o duplex, sono carte puramente di cellulosa, cioè hanno un doppio strato di carta e un terzo strato esterno in cui viene applicata praticamente la tinta. Queste carte sono per noi diciamo quelle più economiche, il nostro primo prezzo, insomma sono carte che magari sono un po' più complicate da applicare, però il prezzo si abbassa. Di solito sono tutte quante carte a tinta unita, tipo un proprio quando si deve fare un'intera parete di un solo colore si va a applicare questa carta. Pregio costa poco, svantaggi che è una carta appunto un po' più complicata da applicare e che nell'applicarla potrebbe impregnarsi troppo d'acqua e si sfalda e si rovina. Ah, sì. Certo. È proprio come presupposto, la carta da parati è semplicissima carta, quindi ha tutta la natura della carta della serie, quando si bagna e si impregna. Sicuramente poco resistente al fuoco, quindi non c'è che far parte di fuga o cose di quel genere. La maggior parte delle carte che abbiamo in gamma, o che comunque su cui la parte estetica appunto, è un pochino più sviluppata, qua per esempio abbiamo una fantasia a fiori, ma si possono trovare veramente di tutto. Questa fantasia del genere, addirittura effetti legno, effetti metallo. Sono da solo, sta aprendo. Se sì, si è aperto meglio, Darsi questa più tanto. Esattamente. Sono effetti addirittura di legno. Ho addirittura, ma hanno anche inserito adesso, questo qua è effetti metallo. Ah sì, questo l'avevo visto nel sito. Dopo in caso magari la apriamo, vediamo insomma. Andiamo a vedere attuale. Esatto. Questo qua è addirittura tipo pelle. Tipo pelle, sì. Queste carte da parati sono tutte carte da parati da TNT, ovvero tessuto non tessuto. Sono sempre carte semplicissime, solo che dietro, dopo si legge anche nella scheda prodotto, praticamente sono carte di facile ancoraggio al muro. Esattamente, sì. Sono carte di facile ancoraggio al muro perché dietro hanno uno strato di un particolare tipo di carta che le rende più facili da ancorare al muro. Quindi addirittura io posso avere proprio uno spazietto piccolo, così o anche in camera magari sposto il mobilio e sto un attimo a metterla su. Dopo ti faccio vedere tutte le tecniche con cui si mette, con cui si stacca, tutto il resto. Altre carte da parati, ci sono le preincollate, che sono carte da parati praticamente a cui diventano praticamente c'è sempre il solito strato estetico fuori, la parte di carta dentro, la parte posteriore è preincollata, vuol dire che si spela e si appiccica, come tipo i dici fix che vanno sulle finestre o per coprire i mobili. È proprio una carta adesiva, cioè facile, sì. Si stacca e si mette su. Esatto. Esattamente, quella tipologia di carta che noi non abbiamo, ma va molto in Nord Europa, per esempio. Beh, evitare proprio il lavoro, staccano, mettono e vanno. Poi
la lavabilità, ok, qui ti faccio vedere le leggende, tutte quante le carte da parati hanno dietro una scheda tecnica che appunto identificano varie certificazioni tipo FSC, questa qua sono le varie legislazioni internazionali per rispetto della natura, e praticamente ci sono vari segnali che identificano la carta. Per esempio, in questo caso parliamo della pulizia, prende come una spazzolina e un'unghina, è una carta praticamente che si può addirittura passare con un panno. Poi più le ondine diventano tante, più la carta diventa impermeabile, impermeabile e resistente all'acqua. Per esempio, tornando al discorso di prima, le carte da parati duplex sono carte da parati che hanno un'ondina senza spazzola, vuol dire che sono delle carte da parati che appena cioè le devi applicare, attaccare al muro e lasciare lì. Sì. Ripeto, hanno il vantaggio del prezzo, che costano un terzo. La resistenza, e poi vabbè, naturalmente la resistenza alla luce solare, un sole ha una resistenza media, due soli si alza e tre soli è il massimo. La carta da parati purtroppo è suscettibile alla luce della serie, che è leggermente fotosensibile. Della serie che se noi mettiamo sulla nostra carta da parati, tra 3-4 mettiamo la carta da parati, ci mettiamo un quadro, se noi andiamo tra 3 anni a staccare la carta da parati e togliamo il quadro, vediamo che dietro il quadro la carta da parati ha il colore originale, intorno no, perché è fotosensibile, esattamente, si scurisce. Infatti più, in questo caso, se dobbiamo metterla in un ambiente soleggiato, andiamo a cercare una carta da parati con tre soletti e con una resistenza alla luce molto più alta. Questo fattore diventa importante se viviamo a Napoli o in Sicilia, certo. Qua è molto relativo. Sì. Questa qua è praticamente dovrebbe essere la categoria energetica, che praticamente rimane sulla, insomma. E quindi la carta da parati funge da isolante? No, la carta da parati no. No. Non ha nessuna proprietà isolante e termica. Sicuramente termica no. A questo punto introduciamo la carta da parati lascia respirare il muro. Allora, più ci sono carte da parati, come dicevamo, in carta TNT, che sono comunque carta. L'ultima categoria di carta che possiamo trovare è la carta vinilica. La carta vinilica è praticamente una carta che esternamente viene applicato uno strato di PVC. Questa qua è leggermente, se tu se la gratti e se la tocchi ha questo strato di PVC che la rende praticamente, non dico impermeabile, ma quasi. Questa cosa si fa per due motivi: dà un effetto lucido, che si vede qua, sì. E poi magari possono giocare sul fatto di darci una. Esteticamente giocano sul fatto di metterci, non so, una parte opaca con una parte lucida. Per esempio, ci sono interi cataloghi, intere collezioni di carte da parati che sono fatti effetto damasco, damasco tipo effetto vittoriano, una cosa così. Che vanno molto di tendenza in altre parti dell'Italia o in Nord Europa. E per dare questo effetto lucido, viene appunto si deve utilizzare un PVC, un strato di PVC. A livello tecnico ci sono anche carte che proprio sono impermeabili, ovvero se uno va a disegnare con la penna, se si passa con l'alcol viene via pulita. Ha un solo svantaggio, che se si mette una carta del genere il muro non respira. Quindi, come per la vernice, la carta parati bisogna stare attenti a quanto lascia traspirare il muro. Le carte parati duplex, TNT, che sono quelle di carta, 100% carta, qualsiasi carta che non abbia della parte sintetica interna la lascia respirare il muro. Quindi sarebbe meglio indicarti quelli di per parti interne. Esattamente, sì. Tipo esterne. Per esempio la carta da parati sintetica, la carta da parati appunto con la strato di PVC esterno, in una cucina andrebbe bene perché il grasso, il vapore, le altre temperature non intaccano gli strati di carta interiori. Però il problema si pone quando si deve respirare il muro e quindi anche se abbiamo un problema di muffa, la carta da parati è suscettibile a questa cosa qua, come è suscettibile nel fatto che non lascia traspirare il muro. Se noi andiamo a mettere, abbiamo un problema di muffa, andiamo su l'antimuffa, pulito bellissimo il muro a posto, se noi andiamo a applicare la carta da parati ed è sintetica,
la muffa rimane sotto, ci si stacca a catarrati in 0-2. Mm-hmm. Se invece la catarrati è una catarrati sotto toccata, la muffa la va a intaccare. Quindi purtroppo si può via sempre la catarrati nel senso. D'accordo. Negli ambienti della casa, la carta da parati, in base alla sua, a quanto è traspirante o meno, si può mettere della serie, va benissimo in salotto, nel reparto notte, purtroppo la carta da parati, essendo per sua natura carta, quindi assorbente, io in cucina non la do mai. Cucina e bagno non le do mai, perché comunque il bagno c'è la condensa, c'è la doccia, c'è qualsiasi cosa, insomma, la cucina è identica. Non, è una carta da parati che la carta da parati è una cosa che non do, tanti me la chiedono da metà dietro il fornello. La carta da parati non la do perché essendo carta è assorbente e non è ignifuga, cioè è fuoco. Sì, sì. E anche con le altre temperature la colla magari tende a staccarsi, sì, sì, e a venire via, o addirittura a seccarsi e si viene via la carta da parati. Ti sembra abbastanza palese, insomma. Esattamente, sì, la carta da parati ha il vantaggio che è di facile stesura, adesso dopo ti faccio vedere come si fa, che lavoro lo fai senza sporcare, senza dover mettere appunto teli, o coprire mobili o cose del genere, c'è un certo risparmio di tempo, nel senso che magari non devi scocciare, non devi fare alla contropartita che però intorno alle finestre va tagliata col taglierino, va fatta dritta, va fatta squadra, e oltretutto la carta da parati ha un rapporto di scarto, questo qua è a zero per esempio, però ci sono carte da parati che per far combaciare il disegno, è come per il tessuto, la carta da parati si, non so qua, eccola qua, la carta da parati, come per il tessuto per esempio, questa qua è a zero, vuol dire che il disegno, tu come la tagli, la tagli, il disegno ti verrà sempre giusto, perché è sviluppato in verticale, esattamente. Invece sono carte da parati, per esempio qua c'è un riporto da 53-21, vuol dire che il disegno si ripete ogni 53 cm. Ah, il 21 invece? Quanto in teoria dovresti fare di scarto per far combaciare il disegno? Ho capito. Quindi il disegno praticamente come per il tessuto si ripete, quindi dopo il livello pratico lo vediamo, il primo strato lo mettiamo giù dritto, sì. Il secondo, per avere il disegno, naturalmente capita quando si hanno disegni damascati, sì. Disegni molto complicati, qui deve venire uniforme su tutta quanta la parete, sì. Bisogna fare uno scarto in alto della serie, mettiamo il primo rotolo, tac, il secondo dovrà essere praticamente sfalsato di 53 cm, ci sono anche vari calcoli su cui bisogna fare per capire quanto scarto, tutto il resto. Io personalmente preferisco stendere il primo rotolo e dopo di ritiro. E dopo da lì lo tiro su o lo tiro giù, proprio preferisco farlo a occhio. Naturalmente. Sì, sì, per ingannare l'occhio sostanzialmente. Esattamente. Più che centimetri. Esattamente. Se nota che il disegno è pareggiato, non. Anche perché se vai a farlo matematicamente. Magari un pezzo, un'orecchietta è strappata, una cosa così, ti trovi sempre qualcosa che non va, la cosa vale che stendi il primo, metti il secondo e via, insomma. Altri calcoli per la carta da parati, ho un po' di numeri. Allora, carta da parati larga 53 cm, qualsiasi rotolo che è, almeno noi abbiamo in commercio, teoricamente anche tutti i fornitori, i rotoli sono o da 53, sì, o da 97. 97 non lo teniamo, non abbiamo codificato niente noi, però esiste la carta da parati del 97, viene prodotta e venduta, facilità il lavoro della serie che è molto più facile, esattamente, tipo in Nord Europa, nel mondo inglese e francese la carta da parati del 97 c'è, facilità il lavoro, stai un attimo a fare, sì, sono matti per la carta. Esatto, infatti è un prodotto molto sviluppato, addirittura là molto capire parto, varie persone del negozio che sono andate, addirittura là ha una carta da parati con effetto pelo di animale, tipo zebre, cervi e varie cose del genere che io personalmente non metterei. Dei gusti poi. Poi le tendenze ultimamente, allora l'anno scorso per esempio andavano molto i beige, andavano tutti quei colori moderni, grigi, grigetti, sì, vari tech. Quest'anno per esempio stiamo cominciando a inserire queste carte con
con effetti murali anche. Un'altra categoria di carta da parati che esiste è la, la carta da parati col vinilico espanso, ovvero è uno strato di carta, sì. Dopo te la faccio vedere anche il reparto se vuoi, che ce l'abbiamo. È uno strato di carta in cui praticamente è inventata su una schiuma mista al polistirolo e praticamente fa effetto muro, proprio effetto mattonato. Sì, dopo lo voglio vedere. Esattamente, infatti è una cosa che tanti mi chiedono, tipo nei bar vanno matti questa cosa qua. Quello è il damasco ultra mega contrasto, tipo il damasco bianco nero, infatti tanti bar moderni anche a Udine, si entra a uno stradamento con le pareti damascate bianco nero, queste lampade semplicissime bianche, un arredamento proprio all'avanguardia, e c'è la carta da parati, quando teoricamente la carta da parati sarebbe un prodotto vecchio che ormai non va più, naturalmente qua in Italia molto meno. Da Roma in giù la carta da parati è proprio prassi. Ah, sì. Esattamente, sì, infatti abbiamo negozi molto, molto forti sulla carta da parati, tipo Porta di Napoli, hanno sicuramente un'ampia, una scelta molto più ampia della nostra, di quella che magari c'è qua a Udine, o che c'è a Milano, perché è un territorialismo della serie, vuol dire che là la cosa va. Da noi appunto le cose che vanno molto sono appunto questi beige, i colori contrastanti appunto per fare arredamento pubblico o questi effetti murali. Per esempio molti comprano appunto, io ho tre tipi di mattoni in casa, appunto con questo effetto tridimensionale, il rosso, il grigio e il bianco. Il bianco addirittura si può, lo si stende a parete, si fa l'intera parete e addirittura si può anche verniciare con una lavabile, perché lo strato di polistirolo è così spesso che trattiene anche il colore. Infatti questo è un rotolo di carta semplicissima, invece il rotolo di carta da parati che si può verniciare è un rotolazzo grande così. Si stende, si applica, è bianco, quindi si può anche teoricamente, per esempio una ragazza una volta ha comprato la carta da parati e poi ha preso il colore viola e ha fatto questa parete a mattoni viola. Quindi si possono ottenere veramente effetti stranissimi. Tanti invece mi comprano magari l'effetto mattone rosso e lo mettono dietro la stufa. Dietro non proprio, magari nella parete vicina, insomma, sì. Non proprio attaccata, perché se attaccata, dicevamo prima, fa una bella fiammata. Altre cose, sì, ok, a livello di numeri, il rotolo è largo 53 per 10 metri sempre, quindi se la carta da parati ha rapporto zero e non c'è scarto, non c'è niente, si possono coprire massimo 5 metri quadri. Il problema si pone quando c'è uno scarto. E io il calcolo che faccio sempre, di solito le case moderne, comunque quelle dagli anni 80 in qua, sono tutte quante alte 2,70 m, 2,80 m, massimo 2,90 m. Poi vabbè, c'è Trieste che ha 3 m, 3,20 m, sono altissime. Se una casa ha un'altezza tra 2,70 m e 2,90 m, con un singolo rotolo di carta da parati si copre 1,5 m in larghezza. E quindi lì abbiamo un numero di rotoli che andiamo a comprare. Di base, se è un rotolo su ordinazione, questo calcolo deve essere piuttosto preciso, insomma. Se invece è una cosa che io manco, magari vai a casa, dici a cavolo mi manca una striscia, me la vado a prendere. Esattamente. Di base è un calcolo piuttosto preciso. L'importante è che sia massimo 2,70, massimo 2,90, perché se comincia a essere 3 metri, con 2,70-2,90 riesco a ricavare 3 strisce da qua. Se ha tanto scarto, se la casa è tanto alta, da un rotolo ricavo solo 2 strisce e quindi faccio invece di 1,5 m, 1 m, quindi mi ci vuole più roba alla fine. D'accordo. E basta, rifare il calcolo, prendere 5x10, 10 metri quadri, è matematico che si sbaglia, bisogna meglio sempre fare un calcolo lineare e non quadro. E posso chiedere se dopo, quando lo facciamo, vediamo come fai l'angolo? Sì. Ok. Niente. La parte teorica, queste sono le domande, chiedimi tranquillamente. Oggi la mia parte invece è molto semplice, alla fine dobbiamo solo abbinare un colore alla carta da parati che andremo ad applicare su questi due pannelli. Li avremmo fatti tutti e quattro, ma visto l'abbondanza di gente ne facciamo solo due. È un colore lavabile, molto opaco. Teoricamente è un mano unica, anche se io consiglio a prescindere le due mani, soprattutto qua, ci sono pannelli di cartongesso che non abbiamo trattato, quindi sicuramente le due, se non tre mani, in questo caso specifico, andranno applicate. È pronto all'uso, non serve assolutamente diluirlo, basta dargli una mescolatina, all'interno ho già la retina